ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Chissà quanti di voi avranno ancora all'interno del proprio garage il mitico Si Piaggio. Bene, qui a San Benedetto quest'oggi ce ne sono quasi una sessantina, i proprietari arrivano da ogni parte d'Italia, perfino dal Friuli Venezia Giulia e dalla Puglia, per il 15° raduno dei Si Piaggio, una bellissima iniziativa organizzata da Camillo Brandimarti e dal team Polverone al 2%. Dicevamo, una bella iniziativa per tirare fuori dai propri garage questi motorini che hanno fatto davvero la storia e che semplicemente vedendoli torniamo insomma assolutamente indietro negli anni. Abbiamo sentito l'organizzatore della manifestazione, appunto Camillo Brandimarti, che ci rivela anche com'è nata questa fantastica idea. Siamo arrivati al 15° raduno nonostante diciamo il fermo Covid. Quest'anno c'è stata una buona risposta, forse perché hanno avuto proprio questa esigenza e voglia di riscatto, di uscire, di divertirsi e di condividere tutti insieme la passione per il sì. E come è nata questa passione? È nata nel 2008, un po' così, un po' per gioco, e che poi con il tempo si è fatta sempre più grande e adesso è una bella realtà. Siamo tanti, ogni anno la gente attende questo evento e a me piace organizzarlo, nonostante vabbè, dietro ci sono tanti sacrifici, però sono sacrifici che mi soddisfano. Avete anche deciso, no, di arricchire la giornata, per così dire, dando vita a dei look anni 40, 50, come mai? Sì, beh, è un po' uno stimolo per arricchire questa manifestazione, per rendere ancora più simpatica la manifestazione, e quindi il sì è stato il mezzo, diciamo, della mia adolescenza. E uscivo con il sì a San Benedetto, tutti andavano con il sì, quindi il sì più il tema, la cosa rende ancora più invogliante anche per portare dentro nuove persone. Ultima cosa, accenderete il motore o pedalerete? Dipende, possiamo anche pedalare, dipende da com'è la salita. Se è molto ripida possiamo spegnere e pedalare, oppure con motore acceso e pedalare. Questa è la bellezza del motorino.